जगत ज्योति जपे निस्बासुर जगत ज्योति जपे निस्बासुर. Ben ritrovati. Stiamo affrontando questo complesso mondo religioso che è l'induismo, le religioni dell'India, della valle dell'India. Insieme all'induismo, nel 1500 d.C., nasce la religione Sikh, letteralmente discepolo, allievo, che è scaturita dalle intuizioni del guru Nanak Dev ed è basata sui testi scritti dai primi 10 guru di questa religione. Entrati nel tempio, ci troviamo davanti il nostro Guru Granth Sahib. Qui abbiamo il nostro libro sacro, che sarebbe il Guru Granth Sahib Ji. E noi lo teniamo come se fosse un re, una persona vera. Questa è la stanza dove il nostro libro sacro riposa. I Sikh sono attualmente circa 25 milioni. Sono monoteisti di derivazione islamica, ma con manifestazioni religiose molto affini a quelle dell'induismo. In India sono a malapena tollerati, hanno un solo tempio molto importante nel nord dell'India, in Punjab. Indossano un turbante, sono molto fieri, uniti, bellicosi. Li avrete sicuramente visti perché si trovano anche in Italia, spesso hanno chioschi di fioraio. Ho il turbante e la barba, che sarebbe il nostro riconoscimento dei Sikh. Avrebbero anche un pugnale rituale, per loro molto significativo ed importante, dove la legge dello Stato che li ospita permette il possesso di una simile arma. I loro tre principi sono ricordare Dio in ogni momento, guadagnare lavorando onestamente e condividere il guadagno. Il sikhismo insegna ai suoi seguaci a trasformare e controllare in modo positivo i cosiddetti cinque ladri, le cinque principali debolezze dell'animo umano che contrastano con la sua essenza spirituale. Queste sono Kam, lussuria, Krod, ira o rabbia, Lob, avidità, Mob, attaccamento, e Ankar, ego o orgoglio eccessivo. Essendo la religione Sikh un ibrido tra induismo ed Islam, i cinque ladri sono simili agli Arishadvarga dell'induismo, che però sono sei. Kama, il desiderio, Kroda, la rabbia, Loba, avidità, Mada, arroganza, Moha, illusione, Matsarya, gelosia. Per gli induisti queste caratteristiche negative frenano l'uomo nel raggiungimento del moksha, la liberazione. I Sikh sono tenuti a osservare con il loro corpo le cosiddette 5 K, 5 elementi simbolici. Kesh, peli e capelli non tagliati, simbolo di obbedienza a Dio. Un richiamo forse al nazireato degli ebrei, per cui il bimbo non si taglia i capelli, se li lascia crescere, un po' come Sansone, nazireo, cioè offerto a Dio, fino al raggiungimento di una determinata età. Kanga, il pettine, simbolo del dominio spirituale. Domare i capelli in qualche modo richiama questa battaglia per il bene, per la virtù. Kirpan, il pugnale che tutti i Sikh adulti indossano alla cintura, negli stati dove questo è consentito, segno della volontà di difendere la verità. Kara, un braccialetto metallico che portano al polso, simbolo di unità con Dio e con il Guru. E infine il Kach, un indumento intimo, segno della propria forza morale. Nella loro visione non è necessario separarsi dal mondo, raggiungere l'illuminazione distaccandosi dalla realtà. Si può essere salvati lavorando e guadagnando onestamente e coltivando una profonda unità fraterna.
Il langar è il cibo offerto dalla comunità Sikh per tutti, aperto per tutti 24 ore. Si mangia in una sala apposta in tutti i tempi Sikh nel mondo. Si mangia seduti per terra allo stesso livello, non c'è differenza tra un ricco o un povero. Ai Sikh è proibito l'uso di qualsiasi sostanza inebriante, tabacco, alcolici e droghe. Un Sikh considera la donna di un altro uomo come sua sorella o sua madre, e così considera le figlie degli altri come proprie figlie da custodire. Le stesse regole che valgono per gli uomini valgono anche per le donne. Quando tu vedi uno con il turbante, con il pugnale, già capisci che è un Sikh. Senza questo non siamo niente. Commenta così la sentenza della Cassazione che mette al bando il pugnale sacro alla sua religione. Se tu mi dici togli, io non lo tolgo. Ma per i giudici non importa che sia un simbolo religioso, secondo loro, e soprattutto un pericolo. Un paese se non ci dà la libertà di religione, che facciamo lì? Fra le branche dell'induismo, note anche in Occidente, c'è il jainismo, la religione cui apparteneva il Mahatma Gandhi, l'attivista per la pace. È la religione scaturita dagli insegnamenti di Jina, il vittorioso, epiteto per Vardhamana, colui che accresce, un maestro spirituale vissuto in Bihar nel VI secolo a.C. Si tratta di una versione non ortodossa del brahmanesimo e del vedismo, basata tutta sulle pratiche ascetiche di rinnegamento dell'io in vista dell'annullamento del ciclo delle morti e delle rinascite, il samsara, per il raggiungimento del moksha, la liberazione. Come nel buddismo, le figure divine sono presenti ma non influiscono nel percorso dell'uomo, dell'asceta, che deve liberarsi con le sue sole forze, con il suo sforzo di volontà ascetico. Il karma, che aggredisce e attacca l'anima umana, è generato da 5 cause: errate convinzioni, inosservanza, negligenza, passioni e azione. Per arrivare al moksha, la liberazione, si passa attraverso 14 fasi dell'anima umana, dalle più basse, attaccate al mondo, alle passioni e ai desideri, fino all'ultima, la liberazione. È una religione basata sull'ascetismo più rigoroso. Il monaco deve separarsi da tutto. È una religione di assoluta non violenza. Nemmeno accidentalmente il monaco deve accumulare karma negativo calpestando un essere vivente o inavvertitamente ingerendolo. L'anima, una volta liberata da ogni karma, è nello stato di Kevalin, è onnisciente. E questa onniscienza fa conquistare le cosiddette 3 gemme, simboleggiate dai 3 puntini che si trovano sulla svastica, un simbolo solare che non ha nulla a che fare col nazismo, è il nazismo che l'ha preso dall'Oriente e che è appunto il simbolo del jainismo. Le 3 gemme sono retta fede, retta conoscenza e retta condotta. Nel loro simbolo solare, la svastica, compaiono altri 4 puntini, simbolo delle 4 condizioni di nascita: umana, divina, infernale e animale / vegetale. Mentre la mezzaluna sovrastante con un puntino rappresenta il Siddha, il luogo della perfezione dove giungono le anime liberate che hanno raggiunto la moksha, la liberazione. Ovviamente, essendo una religione orientale panteista, per i jainisti l'universo è eterno, è tutto ciò che c'è stato, c'è e sempre ci sarà. La comunità jainista, detta Samgha, è divisa in monaci, monache, laici e laiche. Tra le loro abitudini ci sono ogni tipo di mortificazione ascetica corporale: non ci si lava troppo, non ci si deve ungere con oli profumati, non si deve mai sostare troppo o troppo poco in un determinato luogo, si devono evitare le comodità, i comfort, assolutamente non mangiare nessun tipo di forma di vita. Anche alcuni ortaggi, oltre ovviamente all'alcol, al miele, sono assolutamente vietati. Un altro emblema del jainismo è la mano con il cerchio del karma al centro, segno simbolico della non violenza. There's a place where we...
Interessante è la loro dottrina Anekantavada. La realtà ultima è multiforme, sfaccettata, come un elefante nel buio che uomini e religioni cercano di descrivere andando a tentoni. Per chi gli tocca il fianco sembrerà un muro, chi sente le gambe le descriverà come alberi, chi afferra la proboscide penserà che sia un serpente. Così le religioni descriverebbero diversi aspetti della verità, che solo il Yina, l'illuminato, vedrebbe nel suo insieme. Ecco perché i jainisti considerano l'assolutismo come il peggior peccato e sono molto aperti all'ascolto e al dialogo interreligioso fra differenti punti di vista, che, seppur contraddittori, possono essere tutti ugualmente veritieri. È cosa nota che il jainista Gandhi si innamorò letteralmente del discorso della montagna di Gesù, vedendo nelle sue parole il manifesto perfetto del suo pensiero più profondo. Porgi l'altra guancia, non opporti al malvagio. Se qualcuno ti chiede il tuo mantello, tu dagli anche la tunica. Se qualcuno ti costringe a fare un miglio con lui, tu fanne con lui due. Non rispondere al male con il male, ma vinci con il bene il male. L'applicazione letterale delle parole di Gesù è per Gandhi l'unica grande universale via di salvezza. Alla prossima puntata. Se apprezzate il mio lavoro, condividetelo, mettete un like, lasciate un commento, attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche e supportate come potete Conversione Costante. Grazie.